grazie a questa straordinaria società, società operaia, del mutuo soccorso, se non sbaglio. Così è. E grazie a Nicoletta Vitali che mi ha chiesto di dire due parole, insomma, sul suo lavoro. Beh, io quando mi trovo in queste occasioni sono sempre un po' emozionata, perché quando tocchiamo con mano i nostri talenti, e qui ne abbiamo tanti, io non ve li voglio svelare, ma qua abbiamo artisti straordinari del nostro territorio, e le Marche sono ricchissime, sono veramente una fucina di talenti, ed è quindi meritevole il fatto che vengano promossi, che vengano fatti conoscere, perché non li conosciamo mai abbastanza. Nicoletta è una delle veramente artiste, pittrici, usiamo questa parola, no? Perché artisti, anche pittrici è una parola che ha una grande importanza, e, una pittrice che ha un grande percorso professionale alle sue spalle e tanti anni di studio, perché viene da Bergamo e si è formata a Brera. Brera per l'arte, per la storia dell'arte, ma anche per la pittura, è un nome importantissimo, con una grandissima storia. E Nicoletta viene proprio da lì, viene dall'insegnamento di grandi maestri, e questo insegnamento cerca di attualizzare e riproporre. È un'artista che noi definiamo della tradizione, dove questa parola tradizione noi ci dobbiamo fare un po' i conti, perché non è una brutta parola tradizione, anche se tante volte c'è chi la tira da una parte, chi la tira dall'altra. Tradizione significa il nostro passato, la nostra memoria, ma attualizzata, cioè riproposta in una forma che descrive, trasmette e interpreta la realtà. Ecco, Nicoletta è una di queste. E poi lo vediamo nello specifico, perché la sua pittura è una pittura della tradizione, ma che è proprio un rapporto dialettico continuo e costante con la realtà. E poi quando andremo a vedere le opere ci accorgeremo di quanta attualità c'è nell'opera di Nicoletta, perché è un'opera che guarda, ha uno sguardo sul globale, ha uno sguardo sul mondo multietnico, quindi è un'arte che va fuori del centro. Ma io volevo dire anche due parole proprio su quello che significa l'inquadro della tradizione per l'Italia, e mi sono proprio soffermata sulla storia della società operaia, che nasce, come ricordavamo, nel 1865. Ora, il 1865 per noi italiani, che ci dobbiamo ricordare, è una data importante, perché sono date che sono pochi anni dopo l'Unità d'Italia. È una cosa importante, perché l'Unità d'Italia non è solo un fatto politico, ma immaginatevi che dal punto di vista artistico i politici si incontrano e decidono che questo regno d'Italia deve avere anche un'immagine artistica. E allora cominciano a programmare tutta una serie di congressi in cui l'oggetto del discutere è: andiamo a cercare l'arte nazionale. E così cominciano questi congressi, e sono proprio, come dire, all'alere di tutto quello che l'Unità d'Italia comporta, quindi del trasferimento della capitale da Firenze a Roma, e poi si cominciano a consultare e a cercare di capire chi deve fare le mostre: Roma, Napoli, Torino. Ma che tipo di immagine deve avere questo nuovo regno d'Italia, regno sotto casa Savoia? E voi, io vi porterei le carte per farvi vedere quante energie, quanti appuntamenti, quanti il dibattito straordinario che si genera intorno a tutto questo. Oggi noi lo vediamo con 150 anni di distanza, non c'è un'arte nazionale, non c'è mai stata, perché noi incredibilmente eravamo troppo ricchi ovunque, non c'era un linguaggio, non c'era un'espressione artistica che sopravanzava sopra le altre. Era bellissimo il divisionismo, era straordinaria la scuola toscana, quella piemontese,
Quindi una ricchezza incredibile, stratificata e integrata, che alla fine si disperdeva in tanti rivoli e non esprimeva un'unica scuola. Ma avevamo qualcosa in comune, che era il nostro straordinario passato, la nostra tradizione. Ecco, a tanti anni di distanza, noi possiamo dire che questa tradizione è la linea di continuità che rende riconoscibile l'arte italiana. Anche se poi i linguaggi sono tantissimi, perché c'è l'informale, ci sono le installazioni. Noi nel Novecento abbiamo avuto il futurismo, abbiamo avuto l'arte povera, quindi linguaggi anche distanti, se vogliamo, dalla tradizione, ma questa è la nostra cifra. E ancora oggi abbiamo artisti che si distinguono con questo linguaggio, che nasce solitamente dentro le accademie, perché lì avviene la trasmissione di un sapere antico, stratificato, costante e che cresce negli anni. E cresce con la dedizione. E allora la società operaia e in qualche modo la pittura tradizionale hanno in comune l'etica. L'etica, perché solo attraverso l'esercizio costante nascono le opere come quelle di Nicoletta Vitali. E il disegno, diceva il carissimo Auguste Dominique Ingres, è la probità dell'arte. Il padre di Van Gogh, fin da bimbo dimostrava una grandissima versatilità, gli piaceva la pittura, e il padre, che era un pastore calvinista, gli diceva no, la pittura no, perché questi colori, l'aspetto emotivo, devi disegnare, perché nel disegno c'è l'esercizio, c'è l'etica, c'è la disciplina. Ecco, il disegno di Nicoletta Vitali è un disegno che mostra la disciplina di chi giorno dopo giorno è maturato a contatto e a confronto con i grandi maestri. Ma Nicoletta Vitali è lombarda, e quindi questo significa che porta con sé tutto ciò che reca la tradizione veneta e nordica, ovvero il colore. E quindi ecco che nelle sue opere noi troviamo insieme un disegno purissimo e un colore straordinario, come tipico della tradizione veneta e nordica. Ma troviamo qualcosa in più, perché questa etica, che la caratterizza anche come persona, perché la conosco, e questa sua integrità e questa sua bellezza, la porta anche a guardare con grandissima capacità di penetrazione i mondi lontani da noi, perché Nicoletta con la sua pittura fa un ponte, è un ponte verso gli altri, è un ponte verso la conoscenza, è un ponte verso il confronto con le altre culture, di cui non va a cogliere gli aspetti, se vogliamo, politici, ma coglie quelli artistici, quelli folcloristici, quelli culturali. Impariamo a guardare anche gli altri attraverso la pittura. E utilizziamo l'arte per costruire confronti e dialogo con gli altri. Questa è la sua pittura, è una pittura che non solo guarda al mondo globale, ma che molto spesso si sofferma anche sulle donne. Le donne sono l'altro grande tema di Nicoletta. Queste donne che sono straordinariamente belle, ma anche straordinariamente sole, perché la femminilità a volte ha un po' questa brutta, come dire, faccia, questo brutto rovescio della medaglia. L'emancipazione, la solitudine, la difficoltà che tutte le donne incontrano in questa società che non sempre le agevola. Anche questo è un tema sul quale Nicoletta riflette spesso. E però mi piace finire, se non sbaglio, con un quadro che è la Rinascita, e che quindi è un quadro di grande speranza, perché malgrado tutti i temi che affronta, malgrado le solitudini, malgrado le difficoltà, c'è sempre una possibilità di rivincita e di affermazione. Grazie Nicoletta delle emozioni che ci regali quotidianamente, grazie a tutti voi e tanti artisti che ci siete, perché veramente ci rendete bellissima la vita. Grazie.